Periodo di Team of the Season, non vorrei mica perderteli anche quest'anno. IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Ok, ok, ci siamo. Siamo tranquilli, siamo rilassati, non dobbiamo farci prendere dalla fretta come nell'ultimo episodio della carina, dato che abbiamo perso solamente per un mio errore gravissimo. Ora sono pronto, ora sono carico, ho fatto lezioni di yoga e sono pronto per vincere insieme a voi un'altra partita del campionato italiano. Il campionato italiano fa cagare, in effetti. Prima di iniziare però, come al solito, salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network e seguitemi dovunque. L'ultimo like è di Francesco Arruozzoli. No! L'ultimo like di Francesco... No! L'ultimo like è di Francesco Arruzzoli. Ciao Francesco, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Dobbiamo affrontare il Chievo-Verona. Sulla carta non è una partita così trascendentale. Poi un big match contro il Villarreal in Europa League. Dobbiamo assolutamente puntare forte sul campionato, quindi i titolari andranno in campo senza paura. Come gioca questa Sampdoria? Quadrado, al cross, per Ibra! Ha colpito lui per una volta? Ovviamente no, è calcio d'angolo. Ancora qui Quadrado, la rimette. Ancora una volta per Rugani. Stop! Tiro di Rugani! Cazzo, cosa stava facendo Daniele? Pettina al pallone. Dentro per Fernando, una buona imbucata. Vede il taglio di Ibra, oltre la difesa il tiro di Ibra, la palla è lì, Quadrado, fai gol, cazzo, Quadrado fa solo i gol bruttissimi, non può fare un gol bello, deve essere davanti alla porta e toccarla casualmente per ultimo mentre cade, però grande azione, Fernando, Ibra di prima, boom, la pacca, e poi Quadrado che cade in porta, tocca il pallone, e va bene, il gol è tuo Quadrado, complimenti, mannaggia te il tuo bonus gol, ancora una volta Dybala che fa praticamente il trequartista, dentro per Fernando, Fernando vede Padoin, lo serve, Padoin, va al cross, per Ibra non la colpisce mai. Sorry. Fernando la restituisce a Ibra. Ibra ancora dentro per Gnoguri. Gnoguri ancora dentro per Ibra che non riesce a tirare, ma sarà calcio di rigore. Messo giù Zlatan nella sua gigantità, nella sua gigantezza, riesce a trovare il rigore perché è scordinato come pochi, non riesce a muoversi, sembra un robot. Dai, adesso aspetto qualcuno che mi scrive sotto nei commenti: gigantità e gigantezza non esistono. Dybala dagli 11 metri, Paulito, la becca verde, Paulito, l'angola, la butta lì, Dybala, 2-0. Chiudiamo praticamente la pratica Chievo, dopo 22 minuti. E adesso dobbiamo far fare gol a Zlatan. Ibra si appoggia a Dybala di prima, attenzione, ancora Dybala per vie centrali. La viene a prendere Gnoguri, serve Ibra, Ibra la protegge bene e fa andare Dybala. Dentro, Dybala, vede il taglio di Gnoguri, arriva la palla Ibra, il tiro di Ibra, perché a lui le parano tutte, poveretto. Quadrado dal lato destro, la mette Quadrado, dentro per Rugani che è sempre pericoloso sugli angoli. Walter Birsa si butta dentro, poi allarga il gioco su Etemai, dentro ancora per Birsa, Birsa all'indietro, la mura Vasco Regini e poi ancora lì di tacco, ma era fuori gioco. Di prima a cercare Ibra, Ibra apre tutto il gioco a cercare Dybala dietro la difesa del Chievo, molto bene Dybala, elegante, la mette giù Dybala, ancora lui dentro per Gnoguri, è partito Ibra, la serve Dybala sulla corsa, Ibra tranquillo, tranquillo, so che ce la farai, so che andando avanti ce la farai, siamo andati un po' fuori posizione, l'abbiamo persa, ma sono sicuro che nel secondo tempo almeno ce la farai. Cazzo, che agonia giocare con Zlatan. Dybala di prima a cercare Ibra, la puoi proteggere, grande stop di petto, protezione, appoggio, Fernando dentro, ancora per Ibra, ancora dentro per Dybala, e allora Dybala ti fa andare, guarda com'è facile giocare al calcio. Dybala è partito largo, Dybala è entrato in area, Dybala sul mancino, Dybala la palla è ancora lì, no, l'ha fatto un salvataggio e poi non esce neanche, ma cosa ha salvato? La largo da Ibra che questa volta è in posizione regolare. Ibra vuole puntarli, Ibra da fuori, prova il missile Ibra, ancora una volta gliela parano e poi la palla è ancora qui, va fuori, metto in pausa, faccio dei cambi. Un buon Ibra non si merita di uscire, quindi togliamo Dybala. Ancora Quadrado, questa volta da posizione da trequartista. Quadrado, dentro per Ibra, è regolare questa volta, Ibra, se lo sbagli ti ammazzo, se lo sbagli ti ammazzo. Come fai a sbagliare dei gol così Zlatan, quando ci sono gli altri li fanno, te li sbagli, perché? È impossibile, è impossibile. Ora Munir che parte largo a destra. Munir prova ad accentrarsi, mette dentro la palla. Attenzione, c'è Fernando che la vuol mettere, anche se è carbonero, per Ibra che non riesce a fare gol mai. Ma perché, poverino, perché? Guardatelo, disperato. Ed era da solo, aveva tutta la porta libera sulla sua destra, sinistra. Chiesè, dentro, per Ibra, che adesso è da solo in area. Ibra prova a tirare, messo giù, dagli il rigore, poverino, che lo batte almeno.
Bravo Ibra, vieni a prenderla lì. Ok, levati dalle palle Ferrando che se la prende te mi incazzo. Ibra la prende, il tiro non riesce a tirare. Finisce qui la partita 2-0, cazzo Ibra non ce l'hai fatta. Quel Cristo ha fatto 6 tiri su 6 in porta e non ha fatto gol. Scontro il vertice, entrambi abbiamo 6 punti dopo 2 partite. Chi vince questa partita probabilmente passa per primo nel girone, è decisiva. Direi di partire ancora una volta con i titolari perché ne hanno. Ripartiamo, Ibra, per Dybala. Dybala, ancora lui, la protegge molto bene Dybala. E poi vede Ibra staccarsi dietro la difesa, musacchio. Ancora lui, ma Cuadrado la prende. Può sfondare Cuadrado, fatto fallo su Cuadrado. Lascia proseguire l'arbitro che io avrei battuto volentieri una punizione. Ibra si appoggia di prima Dybala e poi riparte. Ibra, attenzione, mette giù il difensore. E allora apre intelligentemente su Fernando. Sa che l'avrebbe persa probabilmente. Fernando fa andare Cuadrado. Si mette Gnoguri dentro per Cuadrado. Palla indietro da Dybala, ancora indietro da Gnoguri. Ibra la prende, il tiro! Parata come al solito. Che azione però che abbiamo fatto, tutta di prima in velocità. Gnoguri la prende, la crossa, la mette bene. Dybala di testa addirittura, alto come un puffo. È vestito di blu con la Samp, poi ci assomiglia anche. Attenzione, sono in area loro questa volta. È il primo tiro che fanno, trovano il gol dell'1-0. Questa cosa non mi piace. Primo gol subito in Europa, primo tiro praticamente subito in Europa e trovano il gol. Gnoguri non riesce a contenere il numero 22. Mette una gran palla dentro e l'attaccante fa un gol spettacolare. Dybala dentro per Gnoguri. C'è Ibra qui, servito. Ibra, ancora lui. Vuole andare dentro da Dybala. Lo fa molto bene. Dybala sul sinistro. Dybala, tiro, palo, parata, calcio d'angolo. Facciamo una specie di schema. Dentro a cercare Zlatan con la testa. L'ha presa lui, ma non riesce a trovare la porta. Una novità. Iese lancia Ibra nello spazio, addirittura Ibra, guardate come si destreccia, butta via il giocatore avversario. Ibra adesso un po' in aria. Ibra, ehi, ma è mano clamorosamente, è mano clamorosamente, direttore, come non l'avete visto? Cazzo, ma come puoi non fischiare un rigore del genere? Sono esterrefatto. Zlatan, mi dispiace, ma stiamo perdendo, dobbiamo recuperare. Dentro Munir subito. Cuadrado, dentro per Munir che prova subito la giocata, la sua prima giocata della partita, e trova subito il fallo, quasi da rigore per Munir. Bala, prova a giocarla dentro per Padoin, che si libera. Padoin, mamma mia, sembrava il gol con la Roma. Padoin, il più forte del mondo, del globo. Padoin, mette il cross. Mamma mia, che cross! Come l'hai sbagliato? Chi sei tu? Chi sei? Ma sei Munir! Non puoi sbagliare questo cross del Pado. Era perfetto, c'era scritto gol. Sei una merda, Munir, meglio Ibra. Dybala vede il taglio di Yese, lo serve addirittura con il destro Dybala, anche se è Munir in realtà. Munir ancora la protegge e adesso deve aspettare che arrivi qualcuno. Munir vuole entrare in area. Munir, il tiro di Munir, la parata del portiere. Cuadrado intercetta un bel pallone. Dybala dentro per Munir. Munir può tirare la deviazione, calcio d'angolo. Sì, ma siamo pericolosissimi solo noi. Soldado, attenzione, Soldado è entrato in area da solo, ha sfidato tutti in contropiede. Soldado, se va dalla bandierina, ti giuro, ti arriva una stecca. Carriera finita per te. Rugani intercetta il pallone, lo recupera, può far ripartire i nostri amici. Munir all'indietro per Cuadrado. Siamo stanchi, siamo molto stanchi, ma dobbiamo recuperare un gol. Siamo in svantaggio, non vogliamo perderla, almeno il pareggio. Munir dentro per Cuadrado che si gira molto bene. Cuadrado è in area. Cuadrado, una serie di finte. Neanche il calcio d'angolo, ma neanche a dirlo, ragazzi. Guardate chi c'è. Guardate chi c'è, Simone Padoin, che ancora lo mette pericoloso sul secondo palo. Munir non ci arriva mai sul cross del Pado, mai. Dentro verde, dentro Carbonero, ci giochiamo il tutto per tutto. Padoin, dentro per Carbonero, fa andare Munir, attenzione Munir, prova a girarsi Munir. Dentro per Daniele Verde, adesso in buona posizione Verde, può andare, può sfidare tutti. Verde, può girarsi, Verde, gliela portano via. Carbonero che ne ha, Munir che ne ha. Munir dentro, il taglio per Verde, è buono, Verde, cazzo, Sergio Asensio ancora. E finisce qui 1-0, ragazzi, ma che partita è stata? Come abbiamo fatto a perdere 1-0 questa partita? È stato incredibile. Abbiamo tirato solo noi. Ovviamente FIFA ha capito che il migliore è sempre Simone Padoin. Vabbè, niente preoccupazioni, comunque siamo ancora in corsa per passare il girone. E poi guardate il prossimo calendario, abbiamo la Juve subito e dopo 3 giorni l'Empoli. Battendo la Juve oggi andiamo più uno proprio sui bianconeri. Un'opportunità da non lasciarci scappare, eh? Dybala torna per affrontare la sua ex squadra. È carico e ha il dente avvelenato, vorrà sicuramente vincere. Dai ragazzi, comunque ci siamo. Stiamo comunque alternando buone prestazioni a sconfitte che non ci stanno. Non abbiamo praticamente mai perso perché ce lo meritavamo. Basta stare un po' più attenti, comprare un attaccante forte a gennaio. E vi invito ancora una volta a scrivermi qui sotto come scambiare Ibra e con chi per vincere lo scudetto, per vincere l'Europa League.
cose difficilissime, ma ci proveremo. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, creiamo molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.